che stato è stato, basta, ricominci da tre. Da zero, eh? Da zero. Cinzia Leone, ci piace ancora di più. Noi avevamo un sospetto che Cinzia Leone ci piacesse tanto, adesso che è qui ci piace veramente tanto. Penso, ma proprio tanto. Guardate che mi piacevo. Porca miseria. Madonna, mo chi è questa, chi la sopporta? Ma la vedi con qua faccia, con quel muso, con quell'espressione proprio. Un po' così. È un po' così che abbiamo noi. Ecco, quindi invece no, grazie al cielo, eccoci qua, normali. Senti, normali. Ma quanto c'è bisogno di farsi una risata di quelle fatte bene, secondo te? Sai, c'è bisogno di farci una risata che nasca veramente spontaneamente dalla realtà, che te ne dà tante di quelle occasioni, perché se uno ha la forza di trasformare tutto quello che nella realtà è negativo, no? Tutto quello che nella realtà ti viene contro, che è infinito da mattina a sera. Io dico pure la notte, ogni tanto... Pure la notte, voglia. Te sogni qualche disgrazia. Ma io sto con gli occhi aperti a parlare con i mostri, altro che qua sogni qualche disgrazia. Vengo tutti a trovare cinque, spalanco gli occhi, ciao, e stanno tutti in fila. Ciao, te sei svegliata? Sì, mi sono svegliata. Quindi voglio dire, non... Però la capacità di ironizzare, la capacità di ridere, di condividere con gli altri uno spirito di, appunto, di derisione... delle cose che nella vita io non lo posso dire, purtroppo, perché sono in radio, ma io volevo fare proprio uno sceneggiato. Ma posso dirlo come il titolo, come sarebbe dovuto essere? Vuoi dire quello che sceneggiato? Dillo. Rotture di cazzo, dal mattino alla sera, bombardone, quelle cose che tu scendi a macchina, ti sei bucata la roba, chiami il meccanico che ti dice, io sono onesto, guardi, se gli posso dire quello che penso, devi cambiare tutte e quattro, perché poi se ne è rotta una, ma non fa l'altra, quindi parti che tu dovevi andare a lavorare, invece non vai a lavorare, e gli dai 500 euro a quello che ti ha cambiato quattro ruote, e da lì continua, avanti per tutto il giorno. Ti posso dire una cosa? Mai titolo fu più azzeccato. Mai, infatti, certo, proprio, vabbè, non lo ripetiamo troppo, però quanto è realistico, rotture di cazzo, ecco, proprio dalla mattina alla sera, infinita, proprio senza soluzione di continuità. Non ce n'è un altro. Se uno deve sintetizzare la vita, dice lo sceneggiato giusto. Se no dice, aspetta, come sono questi titoli? Vergogne e sangue, vendette e sogni infranti, e pioggia e ricordi. Cioè, sti sogni che hai capito, invece, ma riuniscili tutti in una parola sola, che si chiama rotture de cazzo, che è molto meglio, no? Ecco, come dice. Diciamo sintesi, uno non è che può dire rompimenti di stati d'animo, non lo può dire, non è efficace, non lo può dire, esatto. Mentre invece senti come viene bene se uno dice proprio col cuore, diciamo, va ora in onda lo sceneggiato rotture di cazzo e leggiamo il riassunto delle puntate precedenti. Le rotture, purtroppo per il povero Giordano, cominciarono già alcuni anni fa, quando cominciò a scrivere le puntate, ma gli scoppiò in faccia la stufetta che si era messo di vicino per non morire di freddo, e da lì attacchi, capito? E da lì le puoi raccontare tutte, tutte a bombardone, proprio senza tregua. Anche perché con un titolo così non è che te le puoi tenere le cose, se il titolo no, è quello te le puoi tenere, anzi tutto. Proprio la gente può sapere se pure all'altro gli succede esatto. Quello che gli succedono a loro, ecco. Senti, ti posso far fare un applauso non registrato ma vero? Poracce, da loro che sanno manco chi so. Ma come non lo sanno? Allora facciamo un applauso a Cinzia Leone! Sì, ma perché gli ha detto ecco. Oh, perché noi oggi qui abbiamo una scuola. Sì. Che è l'Istituto Tecnico Commerciale Lombardo Radice, capitanati dal professor Arduino Rozzi, che è l'insegnante di educazione fisica, e poi tante ragazze che partecipano anche al Volley Scuola, che è un torneo di volley con tantissimi premi. Tra le altre cose, loro devono per la prima volta, siamo alla 19ª edizione di questo torneo, per la prima volta devono anche inventarsi uno slogan, un jingle radiofonico.
si chiama Oltre la Banda, quindi ognuno di loro dovrà pensare un po' su una base, dovrà cantare un po', inventarsi un po' delle cose. E devo dire che... giuro che non ho capito quello che dovranno fare sti poracci, però diciamo io sono molto vicino. Sì. Dovranno inventarsi delle cose, si chiama una banda. Si chiama Oltre la Banda, è il titolo della Oltre cosa. Oltre la Banda. Esatto. Ma perché se devono inventarsi i poracci? Un jingle radiofonico su una base musicale, sì, e cantare delle cose, un jingle insomma. E cantare. Sì, una cosa così. Te giuro. Ma ci avete un'idea? No, però una puntata nuova della fiction. Vabbè, ma adesso c'è una puntata nuova della fiction. Vedrai che adesso ci pensano e gli vie, poverelli. Ma casomai vedo il numero mio, così vi aiuto a trovare sto jingle mentre cantano. Allora, volevo salutare Beatrice, Giada, Veronica, Ginevra, Federica, Marianna, Vanessa e Chiara. Applauso! Applauso! Bravi! Io posso considerarti una madrina di questa, perché è la prima, inizia oggi, diciamo, una lunga ospitata di scuole che si succederanno qui su Radio Manamana e Radio Manamana Sport. Quindi ti posso nominare ufficialmente madrina? Madrina. Basta che non gli devo fare regalo quando fanno la comunione. No, niente, non glielo devo ecco, fare regalo. Ecco, perché non saprei proprio che fai. Il terrore, perché in genere la madrina deve arrivare con regalo quando è la comunione, quando è la crisi, ma se poi fanno i figli, la mia madrina ti deve portare il regalo. E finisce mai, che è ergastolo, è ergastolo, la madrina è ergastolo notoriamente. Va a vedere che faccia c'hanno i madrine, poracce, stanno tutte richieste a fare, sto a pensare regalo, è una vita, pensano solo ai regali le madrine. Tu pensa quando qualcuno viene e ti dice: voglio che tu sia la madrina della mia bicconisa. È un momento terribile. Terribile. Perché tu pensi, mi ricorderò tutta la vita quando questa fa gli anni, quando si sposa, quando fa la comunione, che gli devo portare il regalo. Credimi, è così, la madrina questa è nel casolo, la madrina. Però io allora gliela faccio volentieri, basta che me, diciamo, ecco, mi sospendete da questa cosa, perché non è per comprare regalo, è per pensarci che è quello, difficile, visto che lo sceneggiato della vita, lo dicevamo prima, è certo. E quindi è inutile, come fai, avendo, essendo bombardato da mattina a sera, c'è pure questa, vedi? Anche quella rientra nel ne titolo. Rientra nel titolo. Nel titolo di cui sopra. Di cui sopra, perché non possiamo ripetere troppo, diventiamo volgari. Invece esatto. È che invece tutto il resto questo... è de gran classe. Però quindi questo... per carità non diciamo la parola, ecco. C'è in mezzo a sta classe italiana, vai. Ecco. Però questo titolo io lo posso dire, no? Questo posso no, dire. Il mio non ha nulla di volgare. Assolutamente no. Mamma, questo... sei sempre nei miei pensieri. Spostati! Questo spostati. Sì, spostati. Al Teatro Ghione, dal 6 al... Cinzia Leone, senti, ma se io ti faccio venire tre volte alla settimana, ma adesso mo spieghiamo quella cosa del volley. A me se mi pagate i contributi vengo dove pare. A me basta che mi pagate i contributi, che vorrei averci una pensione prima o poi in vita. Se no 80 anni mi tocca andare a fare cameriere in un pub. Ma sai che a 80 anni andrei in pensione, sì. 80-85. Ma guarda, ma io, così... cioè, ma io, ma no, se, ma io, secondo me io non ce vado proprio. È per questo che mi devo trovare. Se a qualcuno gli interessa, io già mi trovo, me preparo il terreno. Avece una cameriera che ha 80 anni, che viene e vuole solo i contributi, senza lo stipendio. Va bene, va bene. Allora faremo venire Cinzia Leone, contributi pagati. Sì, qui a Radio Manamana, quindi sarà questo. Allora, va bene. Aspetta un attimo, che devo concludere questa cosa della scuola. Vieni Arduino, così ce la spieghi. E magari a quell'altro microfono lì, perché stiamo per congedare i ragazzi della scuola che oggi sono con noi. Dove è andato a finire quel foglio? Me lo potete passare gentilmente, grazie. L'Istituto Tecnico Commerciale Lombardo Radice di Roma, Volley Scuola è anche l'inizio qui su Radio Manamana, perché avremo tantissime scuole ospiti che partecipano a questo torneo Volley Scuola, dove per la prima volta sarà raccontato questo torneo, oltre che sul Corriere dello Sport, anche attraverso la voce ufficiale di Radio Manamana e Radio Manamana Sport, che darà voce a questi ragazzi che si impegnano e che si danno molto da fare per riuscire ad arrivare, perché nella vita insomma bisogna combattere per arrivare, altrimenti sono soltanto rotture di cui sopra. Che diciamo con Cinzia Leone. Poi Unicusano, l'Università Nicola Cusano e Radio Manamana sono scese in campo con il volley scuola, e le scuole andranno dei palloni, il pallone l'abbiamo già consegnato. Poi arriveranno le reti e le maglie da gioco, ovviamente dell'Università Nicola Cusano. Però con il professore Arduino stavamo parlando della divisione che c'è. Allora, i professionisti del volley e diciamo gli altri invece, che sono gli appassionati del volley, aspiranti professionisti.
Ci sono due canali, esatto, nel volley scuola. Uno è riservato ai giocatori professionisti, come sta dicendo lei. Lei chi? Lei. Ah, non ci provare a darmi del lei. È una persona educata, ecco, te vorrei sì, far notare questo. C'ha un suo stile, noi no, capisci? Sì, quindi per... fatene la ragione. Dice... De date lei, sì. Niente, sì. Ma secondo me è a distanza, eh? Mm, che ha capito, perché ci davamo del tu fino a un attimo. Non è che gli si può dar torto pure sulla distanza, eh? Mo te vorrei di un attimo, mo un attimino, ecco. Cioè, tu vedi due come noi qua dietro, è chiaro che uno cerca di stare a distanza. C'hai ragione, ecco. C'hai ragione. Vai, continua. Scusa, a fare il tuo lavoro, vai, ecco. Quella categoria si chiama Open, nel senso che tutti i giocatori possono essere tesserati indipendentemente dall'età che hanno. È un torneo chiaramente riservato a giocatori tesserati per le varie società. La seconda parte, il secondo canale, è per atleti che fanno attività prevalentemente a scuola. Magari hanno fatto altri sport, ma non pallavolo. E per cui è, diciamo così, un valorizzare il lavoro della scuola stessa. Altrimenti, insomma, uno prende dei giocatori che sono già formati, li mette tutti quanti insieme. È facile così, è così, è troppo facile. Allora... Quindi sono stati fatti questi due canali apposta in modo che si veda in qualche modo il lavoro pure fatto all'interno dell'istituto. Beh, insomma, vi date da fare, questo mi fa molto piacere. Intanto io ringrazio tutti quanti voi per essere stati qui. Sarà un lungo peregrinare all'interno delle scuole che saranno ospiti qui a Radio Manamana e Radio Manamana Sport. Intanto però vi faccio gli in bocca al lupo, perché ci sono vari step, vari momenti di questo volley scuola, questo torneo, dico bene, torneo, sì. Questo torneo che vi vedrà sempre lì a cercare di conquistare il titolo, perché l'importante sì è partecipare, ma vincere è meglio. Sicuramente, questa è una scuola che l'ha fatto spesso. Esatto, siccome mi dicono che voi siete una scuola che ha buonissime possibilità, adesso fate tutti gli scongiuri del caso, quello che volete voi, però insomma mi dicono che siete molto bravi, e quindi il percorso, vi auguro un bel percorso in questo torneo. Speriamo. Va bene, e poi insomma vi ritroveremo qui. Va bene, allora fatevi un applauso da soli, l'Istituto Lombardo Radice, ITC di Roma. Grazie. Con la madrina Regale Isenti, abbiamo detto, sì, con la madrina Cinzia Leone. Ma esatto, Cinzia Leone, che vi ha fatto da madrina, che però non vi aspettate i regali, che non ve li fa. È chiaro? No, anche perché lo vedi quanto è una cifra. È una cifra. Ogni giorno devo andare a pigliare un regalo. Il problema è capire quale. Capito, poi altro è contributi, solo i contributi. Allora gli date allora i contributi miei. È tutto inutile. Va bene. È tutto inutile. È tutto completamente inutile. Dove sono i ragazzi di Manhattan? Magari se li chiamiamo così facciamo un dai, cambio. Dai, chiamiamoli, perché qua siamo un po'. Ma sì, mosci. Il problema è che la stanza vuota, non c'è un'anima e siamo mosci. Fate venire pure i ragazzi di Manhattan, ma dai, che è il ci facciamo due risate. Che è il programma che segue, certo. Abbiamo due minuti e abbiamo finito. Però io volevo intanto ringraziare Cinzia Leone per essere stata qui con noi. Ma io una pure io ringrazio voi. Grazie, sei una forza della natura. No, è carino stare insieme e divertirsi. Ecco, e vi ricordo di andarla a vedere a teatro. Questo per farvi un regalo, vi fate un regalo da soli. Prima parlavamo di regali, no? Anziché andare a fare un regalo a un altro, fatelo da soli. Posso dire una cosa? Se gli va, ce vengono, se no... oraci. Se non ce vengono, mica sono obbligati. Nel senso che lo spettacolo c'è a Ghione, ma non te lo dico a te, se lo dico proprio a loro, poveretti. Non è, capito, che uno quando viene alla radio, va in un'altra radio, dovete fare come vi sentite. Se vi sentite meglio di stare a casa e guardare l'Isola dei Famosi, no, ma perché famosi io no, vedevo obbligato? No, vabbè, poracci, no, magari. No, ho capito, no, ma in un... magari loro preferiscono stare a casa e guardare l'Isola dei Famosi. Ma perché gli devo dire venitemi a guardare me? Ma stai scherzando? Ma guarda, anzi io vi dico, ma state a casa a guardare l'Isola dei Famosi, che obiettivamente è la vera innovazione di questi ultimi 10 anni. Ma che mi venite a fare a vedere a me? Ma dai, ma su, dovete uscire. Se volete venire in pantofole, allora fatelo, così state comodi. Ma altrimenti state a casa, mangiate le noccioline, capito? State tranquilli, mettete i piedi su. Che state, basta, ricominci da 3. Da 0. Eh? Da 0. Ricominci da 0.